la nostra nuova campionessa Masha, allora. E che ghigliottina! 180.000 euro, che dici? Sono emozionatissima. Oh, diciamo, ogni tanto può dire. Sono emozionatissima, va bene. Da casa ci provi ogni tanto con Marino? Sì, ci provo, però devo dire no. Che no, ci provo più io. Però devo dire che ultimamente non ne becco una. Perfetto, perfetto, a casa no, e qui vediamo la cuffia per la nostra Masha, la nostra nuova campionessa, noi ci siamo tutti, risolti i problemi, Samira, Andrea, cosa? Lei Andrea, calma, ecco, Andrea, calma. Bene, Samira, tenga d'occhio. E adesso, pronti, carta, penna, memoria, come volete, col gessetto, sulla parete, quello che vi pare, ghigliottina, tutti insieme, prima del TG1, il nostro rito singolo che si fa tutti insieme. Masha, ti propongo dare mare. Mare. Ghigliottina. Wow. Oh. E adesso? Scegli sole o scegli code? Sole. Ghigliottina. Mare e sole. Adesso gelato. Caldo. Caldo. Ghigliottina. Brava. Brava. Spese. Mese. Mese. Era solo per ricordarti, insomma, la tempistica per scegliere. Gong dalla regia, ghigliottina. Mare, sole, caldo, spese. L'ultima, Masha. Originale. Unico. Originale. Ghigliottina. Giocherai per 45.000 euro. Abbiamo dimezzato due volte, ma la cifra è pazzesca. 45.000 euro. Mare, sole, caldo, spese, unico. Da questo istante, Masha, hai un minuto per trovare la parola che ti farebbe vincere 45.000 euro. Buona fortuna. La campionessa ha scritto, ma non sappiamo cosa. Voi a casa state scrivendo, ma ovviamente non sappiamo cosa. State ancora pensando, siete arrivati adesso un sacco di tipologie di ghigliottina. Mare, sole, volete cominciare adesso? Caldo, spese, unico. Siamo ancora in tempo per giocare tutti insieme. Campionessa, per la serie Ora o Mai Più, questa è... La faccio io, lascia, grazie. Grazie. Prego. Puoi levarti la cuffia perché non serve più, arrivasse adesso anche il suggerimento del secolo. È tardi, hai consegnato, hai scritto. E la domanda adesso diventa, hai scritto la parola che vale 45.000 euro? Uguale a questa qua?
non si capisce che è scritto. Però... Te lo dico se vuoi. Ah, va bene, grazie. Sì. Mi aiuterebbe per il finale del gioco. Perché ho tanto paura di dire... ho scritto... Posto. Posto, certo, un posto al sole, un posto al sole, perfetto, vedi? Anche un posto al mare, ma poi che è pure un posto al sole, un posto caldo. Un posto unico per posto proprio unico. Il primo ricordo d'amore, certo. Esatto, così. Il posto delle spese, al posto delle spese io... bel buono omaggio, buono grado, certo. È quello proprio. Quindi, non ce l'ho un posto fatto. Unico, bellissimo, guarda che hai scritto una parola pazzesca, un posto unico, un posto caldo per la pensione, andare meritatamente, un posto al sole pure, sempre per la pensione, bellissimo, un posto al mare, fantastico, portano tutti alla mia pensione, guarda, comunque vada sarà un successo, a trovare un posto al mare, caldo, al sole, un posto unico, che parlo da solo e mi do ragione. Adesso mi viene pure in mente. Spese poche. al posto delle spese uno va a scrocco. Sì, uno, esatto. Cioè, signor, se ricorda di me, ero quello lì dell'eternità. E guarda, visto che siamo, e mi piace questo momento già a mare, cioè l'estate che sta arrivando, comunque vogliamo anche essere un po' spensierati, proviamoci, nonostante tutto. Caldo, sole, mare, ti aggiungo, è un'immagine un po' forte, però ci sta, ma poi capirai, mi darai ragione, sudore, lo so, ragazzi, che però è anche un'immagine bella, sudore. Perché senza sacrifici non si ottiene niente, quel sudore là è quello nobile, perché... Del cioè, proprio lavoro. Quello è il senso, però l'immagine c'ha quella parola là, che è anche un capolavoro con Marlon Brando. Fronte del porto. Fronte del porto, è il sudore della fronte, è immagine metaforica, ma poi anche dal vivo. Se suda al mare, ho cercato di coniugare i due concetti, il caldo, la fronte e cose, ma poi c'è il sacrificio, perché senza sacrifici non si va da nessuna parte, quindi il sudore della fronte. Ma torniamo a noi, fronte mare, una bella villetta, schiera, fronte mare, interessa. Col sole in fronte voglio vivere così, l'hanno cantata tutti, è felice canto. Poi fronte caldo, i nostri servizi meteorologici della RAI, il fronte caldo, vedete, si forma quando una massa d'aria calda, eccetera, eccetera. Fronte caldo, arriverà il fronte caldo. Poi per far fronte alle spese, ragazzi, quella tutti noi, chi più chi meno c'è da far fronte alle spese, stiamoci con la testa, facciamo sempre il passo meno lungo della gamba. Allora, e poi fare fronte unico, che alle volte nelle giornate quelle storte noi che facciamo? Nel nostro piccolo si fa fronte unico e si cerca di portare a casa la barchetta. E quindi la parola stasera, facendo fronte unico, il posto è sempre questo, come ha scritto Mascia, e l'eredità. Noi facciamo fronte unico, la parola è fronte.